Nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città, la giornata letteraria della consapevolezza sull'autismo. Un evento organizzato dall'Istituto Comprensivo Viola, scuola polo per l'inclusione di Taranto. La tavola rotonda è stata moderata dal dirigente scolastico Marilena Salamina con la collaborazione delle insegnanti coordinatrici per l'inclusione Marianna Benevento e Sandra Giambattista. Un evento promosso con l'obiettivo di creare un'occasione di dialogo e scambio tra soggetti interessati ed impegnati nell'ambito dell'autismo. La Puglia è la prima regione italiana ad aver emanato le linee guida regionali per l'autismo a seguito della legge nazionale del 2015. Inoltre i trattamenti riabilitativi per le persone con autismo sono stati recentemente garantiti tra i livelli essenziali di assistenza. L'evento di oggi nasce proprio con questo obiettivo, di creare un'occasione di dialogo tra diversi soggetti interessati all'argomento, quindi i genitori, le associazioni che si occupano di riabilitazione, la scuola che promuove questo incontro e la ASL. Il Comune di Taranto ha patrocinato l'evento ed è intervenuto alla tavola rotonda nella persona dell'assessore al welfare, Simona Scarpati. Ritengo che il dovere di ogni istituzione in questa materia appunto sia quella di garantire l'esigibilità dei diritti e quindi la piena inclusione sociale. Quindi per questa tematica il Comune di Taranto e quindi l'assessorato al welfare è molto attivo non soltanto nell'ambito dei piani sociali di zona, ma appunto attraverso tutta una progettualità mirata anche attraverso la ASL e l'Istituto Scolastico Provinciale. Il Comune ha contribuito anche alla realizzazione della cornice culturale dell'evento grazie alla presenza della responsabile del Centro di Cultura per l'Infanzia, Angela Martemucci. Significativa l'esecuzione di brani musicali del violinista Francesco Basile, la lettura di poesie e brani sul tema dell'autismo da parte di Loredana Perrone e l'ormai immancabile illuminazione di Palazzo di Città con il volo dei palloncini blu, simbolo della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Abbiamo ascoltato anche Donato Salfi, direttore dell'unità operativa dipartimentale della formazione della ASL di Taranto. Quello che ci si augura è che spenti i riflettori poi si continui a lavorare sull'inclusione della persona con autismo, che ci si occupi della possibilità di avviare persona con autismo al proprio progetto di vita indipendente nella comunità. Anche la scuola dei campi positivi a trovare strumenti, strategie. Noi ci dobbiamo ascoltare, vogliamo ascoltare soprattutto i relatori che ci daranno degli spunti. Cosa si potrà fare? Io ringrazio il Centro Cultura per l'Infanzia perché questo evento è patrocinato anche dalla dottoressa Angela Martemucci. Ringrazio le SIE e le relazioni.